Allora, io oggi presento la relazione sulla situazione del personale, che è un adempimento del CUG. Sentite, no? No, comunque. Sorry. Allora, la relazione sulla situazione del personale è un adempimento del CUG, è un adempimento che ha una cadenza annuale ed è previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, che reca le linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG. Cosa fa il CUG? Raccoglie i dati dagli uffici del personale e riguardanti l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni, alle violenze, al mobbing, insomma i temi di competenza del CUG. Raccoglie questi dati dall'ufficio del personale, ma anche raccoglie dati derivanti dalle risultanze delle indagini sul benessere organizzativo, della valutazione dello stress lavoro correlato, la valutazione dei rischi in ottica di genere, anche dalla relazione annuale sulla performance. Quindi è un momento di raccolta di questi dati e di analisi per fornire un quadro conoscitivo sulla situazione del personale. Però è anche uno strumento molto utile per individuare le criticità e individuare contestualmente le proposte di miglioramento. La relazione ISPRA ha una struttura che specifica, che è derivante da uno standard che abbiamo progettato insieme al forum di CUG della pubblica amministrazione. ISPRA partecipa a questa rete, questo network di amministrazioni pubbliche, ci sono le funzioni centrali, amministrazioni locali e enti di ricerca. Abbiamo insieme tutti quanti prodotto uno standard per questa relazione, in modo da poter poi confrontare i dati tra enti. La struttura della relazione quindi prevede una prima parte dove ci sono le analisi dei dati del personale, che nel nostro caso oggi vediamo i dati del personale del 31 dicembre 2017, perché la relazione è relativa all'annualità 2017. Come dicevo, sono raccolte da varie fonti. Nella seconda parte c'è una sintesi delle attività curate direttamente dal Comitato Unico di Garanzia nell'anno di riferimento. Nel nostro caso abbiamo esaminato l'attività del biennio 2016-2017, che quindi dalla costituzione del nuovo CUG, del secondo mandato. E poi ci sono delle considerazioni conclusive che sono importanti perché definiscono anche delle proposte di miglioramento per gli anni a venire. Vi voglio far vedere per prima cosa i dati sul personale. Questa è la composizione del personale dell'ISPRA al 31-12-2017. E questo numero, 1217 unità, comprende sia i tempi determinati, i tempi indeterminati e il personale dirigente. Come vedete c'è una maggioranza di donne, ma non cospicua, però siamo al 54% contro il 46%. Se andiamo nello specifico dell'analisi dell'età media, abbiamo un 50 anni, quindi una popolazione medio-grande, un'età insomma media avanzata. La popolazione maschile è più con un'età avanzata, nel senso che si attesta prevalentemente nella fascia di età compresa da 51 a 60 anni, mentre quella femminile, vedete, la fascia prevalente è 41-50. Ci sono un centinaio di donne in più degli uomini in questa fascia d'età 41-50, quindi insomma una popolazione femminile giovane. Tra gli over 60 gli uomini sono circa il doppio delle donne, e invece nella fascia più giovane 31-40 le donne in più sono 32, quindi diciamo una popolazione femminile giovane a fronte della popolazione maschile un po' più di età avanzata. E naturalmente questo che vi sto facendo vedere, i grafici che vi faccio vedere, sono solamente un estratto della relazione sul personale, diciamo, che poi troverete per i colleghi di ISPRA sul portale dell'ISPRA nella sezione del CUG. Non vi posso far vedere tutti i grafici chiaramente, ma ce ne sono molti di più, anche la composizione dei tempi determinati e i tempi indeterminati, quindi insomma molti più grafici che poi troverete pubblicati. Veniamo al personale dirigenziale, corrisponde a un totale di prima e seconda fascia 27 unità, circa il 2% del personale ISPRA. Guardate la prima fascia, ci sono 5 unità, il direttore generale è un uomo, poi i dirigenti di prima fascia sono 3 uomini e una donna dirigente di prima fascia. Diciamo che tra i dirigenti di seconda fascia abbiamo una discreta parità, quindi 22 unità, di cui 12 uomini e 10 donne.
Se invece guardiamo i livelli professionali delle PR, abbiamo una popolazione divisa quasi a metà, con una prevalenza del personale dal primo al terzo livello e un 47% del personale costituito dai livelli 4-8. Quindi questo entrando nello specifico nella composizione del personale de 1-3, qui abbiamo fatto una distribuzione per livello, genere e fasce d'età. Come vedete, abbiamo detto che c'è per questi livelli 1-3 c'è una discreta parità, cioè abbiamo 313 uomini e 322 donne, quindi una composizione paritaria. Però guardando i livelli, se guardiamo il terzo livello, vi sono 211 uomini a fronte di 255 donne. Man mano che si sale di livello, il numero di donne diminuisce. Al secondo livello abbiamo 83 uomini, 66 donne, e al primo livello è macroscopica la differenza, perché 19 uomini e una donna. E, come vi dicevo, anche la popolazione maschile 1-3 ha un'anzianità anagrafica maggiore di quella delle donne, il dato si conferma. Gli uomini over 50 sono 152 a fronte di 103 donne, si collocano principalmente nei livelli 1 e 2, l'abbiamo visto. La maggioranza delle donne invece, come vedete, si colloca al terzo livello, nella fascia d'età 41-50 anni, questa rossa diciamo, e ci sono 50 unità in più degli uomini dello stesso livello. E sui profili, sempre vi rimando ai grafici che troverete sulla relazione, perché c'è la composizione anche per profili. Questi sono i livelli 4-8 invece. Qui abbiamo 100 donne in più, quindi non c'è una composizione paritaria paritaria, ma ci sono un centinaio di donne in più rispetto agli uomini. Le donne, come vedete, si concentrano principalmente al quarto livello, nella fascia di età 41-50, vedete sono 76. Gli uomini sono pure loro in maggioranza al quarto livello, ma l'età è 51-60, riflette di nuovo il dato di anzianità maggiore. Al quinto livello abbiamo una presenza di donne under 50, una prevalenza, come vedete, quinto livello, quindi la fascia d'età 41-50, 31-40 e 30 è principalmente femminile. E il quinto livello è l'unico livello che ha dipendenti under 31, sono tutte donne, le vedete qui 13. Sempre i profili, rimandiamo alla distribuzione per profili, la rimandiamo alla relazione pubblicata. Questi sono gli incarichi di responsabilità. Allora, nel complesso le posizioni di livello dirigenziale sono ricoperte in maggioranza da uomini. Le posizioni di livello dirigenziale sono direttore generale, dipartimenti, centri nazionali, servizi. Sono 20 uomini contro 10 donne, quindi il doppio. Fanno eccezione i centri nazionali, che hanno 4 donne e 2 uomini. La presenza delle donne si concentra nella direzione dei settori. Abbiamo 26 donne a fronte di 14 uomini e risulta qui maggioritaria la presenza delle donne. Nel complesso, comunque, il 58% degli incarichi conferiti è ricoperto da uomini. Qui parliamo di incarichi al 31-12-2017, i dati naturalmente nel frattempo sono cambiati, con il nuovo anno, diciamo. Allora, gli altri dati raccolti con la relazione, che ripeto troverete pubblicata, sono la fruizione del part time. Vi posso già anticipare qualche dato che comunque deve essere validato. In realtà la conciliazione vita-lavoro non viene affrontato, il problema della conciliazione vita-lavoro non viene affrontato con l'utilizzo del part time, con il ricorso al part time, perché il part time volontario in ISPRA riguarda una decina di persone, diciamo. Ci sono molte persone in part time, ma perché sono stati fatti dei concorsi di reclutamento del personale, è avvenuto con orari part time, con la funzione part time, forma di lavoro part time. Il personale di telelavoro sono circa 68 persone, sono pari, cioè nel senso sono 34 uomini e 34 donne, quindi assolutamente una fruizione, diciamo, paritaria. Stiamo aspettando dei dati sui congedi di maternità, paternità e parentali, così come i congedi per disabilità proprio per cura dei disabili, devono essere validati, quindi non ve li posso neanche anticipare. I beneficiari dei rimborsi di asili nido sono 13 uomini, 14 donne, quindi parità anche lì, e i rimborsi dei centri estivi ci sono molte più donne, 32 donne e 16 uomini. Questo per quanto riguarda gli istituti che servono a conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro. Per quanto riguarda invece la parità e le pari opportunità,
Abbiamo verificato per esempio la composizione di genere delle commissioni per il reclutamento del personale, così come la fruizione della formazione. In realtà per la formazione abbiamo visto che ci sono stati formati nell'anno 2017 circa 860 dipendenti su 1217, con una media di ore a persona di formazione di circa 7 ore. Il 70% di queste persone formate sono donne. Quindi sempre molto, le donne rispondono meglio, diciamo, alla chiamata alla formazione. E sui differenziali retributivi di genere abbiamo pensato di fare uno studio proprio tematico, quindi c'è necessità di un'analisi un po' più approfondita per tirare fuori i gap di retribuzione tra uomini e donne. E sull'indagine di rilevazione sul benessere organizzativo, diciamo che l'ultima risale a ottobre 2016, dopodiché c'è stato un momento di stallo. Saprete forse che è intervenuto un decreto del Presidente della Repubblica nel 2016 che ha tolto questa competenza all'organismo indipendente di valutazione, restituendola all'amministrazione, che deve quindi individuare al suo interno chi condurrà questa indagine sul benessere organizzativo. Il CUG penso che si candiderà a condurla. Per ora siamo fermi come dati al 2016, quindi non è stata fatta una nuova rilevazione nell'attesa di capire bene le modalità, i tempi e i ruoli. La valutazione dello stesso lavoro correlato, correggimi se sbaglio Fabio, è l'ultima del 2013, se non erro. Sono stati, diciamo, degli aggiornamenti, però quello, il documento ufficiale sì, è del 2013, ok. Il Servizio Salute e Sicurezza opera una valutazione di rischi in ottica di genere. Vi sono delle linee guida del sistema agenziale che risalgono al 2010, sulla base delle quali è stato fatto la valutazione di rischi anche in ottica di genere. E, un altro elemento dal quale prenderemo le informazioni per le varie analisi è proprio la relazione annuale delle consigliere di fiducia, che poi loro ci illustreranno. E, vi dico solamente delle cose che ha fatto il CUG in questo biennio. Il CUG ha una triplice funzione: una funzione consultiva, una funzione di verifica e una funzione propositiva. La funzione consultiva si esplica attraverso la formulazione di pareri sui processi di riorganizzazione interna dell'istituto. Quindi quando c'è stato la modifica al regolamento delle ore di lavoro, il CUG ha presentato un suo parere, ha fatto una tabella analitica di raffronto dalla vecchia e la nuova versione del regolamento e ha fatto delle proposte per le modifiche, diciamo. E ha espresso anche un parere sulla procedura interna di affidamento degli incarichi di secondo livello che è stata applicata in occasione della ristrutturazione organizzativa. Come funzione di verifica, il CUG monitora lo stato di avanzamento delle attività previste nel piano triennale di azioni positive 2016-2018 che l'ISPRA ha adottato. Non sto a entrare nel dettaglio delle singole azioni, però per ogni anno sono state definite delle azioni, degli obiettivi e il ruolo di chi se ne doveva occupare, insomma, dello svolgimento di queste attività, e quindi abbiamo fatto un monitoraggio. Poi sempre questo lo troverete sulla relazione. E uno strumento di verifica è proprio questa relazione che vi sto esponendo in maniera schematica, però serve proprio come strumento di verifica che siano state attuate delle azioni positive, delle azioni di miglioramento del benessere del personale. Come funzione propositiva abbiamo fatto di tutto e di più questo è il biennio. Ogni anno il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza delle donne. Il CUG si fa sempre parte attiva per organizzare un evento, oppure abbiamo creato una sezione tematica proprio sul portale dell'ISPRA. Abbiamo partecipato al forum PA 2016 perché come CUG partecipiamo alla rete del forum di CUG della pubblica amministrazione, quindi abbiamo collaborato all'evento. Abbiamo aderito alla Race for the Cure, la manifestazione contro i tumori al seno, per la ricerca sui tumori al seno. Abbiamo partecipato alla registrazione di un video promozionale diffuso tramite il canale Web TV. Abbiamo scritto degli articoli su Idea Ambiente, ma anche sulla newsletter dell'SNPA. Abbiamo partecipato alla scrittura di una proposta progettuale di ricerca insieme al CNR. Che prevedeva l'attuazione di piani di parità di genere per promuovere le donne nella ricerca scientifica, la carriera delle donne nella ricerca scientifica.
abbiamo manifestato l'interesse a questo progetto portato avanti dal Dipartimento Pari Opportunità, che promuoveva lo studio delle materie scientifiche presso le ragazze, le studentesse. E abbiamo anche manifestato interesse ad essere affiancati dal Dipartimento Pari Opportunità per la sperimentazione del lavoro agile smart working. Poi in realtà non siamo stati selezionati tra gli enti selezionati, appunto non siamo risultati tra gli enti selezionati, ma l'amministrazione ha comunque avviato la sperimentazione in autonomia. Ecco le reti a cui partecipiamo, ve l'ho già accennato prima, il Forum Nazionale dei CUG. Noi componenti del CUG facciamo parte di commissioni tematiche nell'ambito del forum e quindi abbiamo partecipato alle stesure dei regolamenti, delle linee guida, linee indirizzo dalla sua costituzione del network, diciamo. E poi partecipiamo alla rete CUG Ambiente, la rete di CUG del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Da sempre ci partecipiamo, quando eravamo CPO, la vicepresidenza è di ISPRA. La vicepresidenza è di ISPRA, la presidenza è assunta da ARPA Lombardia. Anche qui partecipiamo a tutte le plenarie della rete. Qualche considerazione su questi dati, diciamo, che ripeto sono solo un estratto, poi ci sarà la relazione pubblicata. Ecco, la cosa macroscopica è che le donne presenti in istituto sono la più della metà, ma di fatto nelle posizioni apicali sono ancora una minoranza. Siccome la popolazione femminile è anagraficamente più giovane degli uomini, sarebbe opportuno individuare misure di valorizzazione e incentivazione delle donne che lavorano nell'istituto anche ai fini della progressione di carriera. Questo, diciamo, ci sentiamo di dire. L'altra cosa è che siccome l'età media del personale è pari a 50 anni e tenuto conto del progressivo prolungamento della vita lavorativa, occorre prevedere delle misure di age management, cioè di invecchiamento attivo, che possono essere percorsi di affiancamento di formazione professionale da parte dei senior verso i junior, percorsi di mentoring anche da donne senior a donne junior, o azioni di tutela e promozione della salute come dei screening gratuiti di prevenzione della salute, appunto. E, è importante, questo mi sento di dirlo, ci sentiamo di dirlo come CUG, l'accesso alle informazioni, quello che diceva prima il direttore generale, bisogna poter accedere a queste informazioni, consultare i dati per poter fare delle analisi, perché solo attraverso le analisi appunto si può delineare un quadro conoscitivo che permette di individuare criticità e formulare proposte. E il popolamento dei dati deve essere mantenuto e implementato, cosa non sempre facile perché magari il dato è detenuto da più uffici diversi. Per quanto riguarda l'operato del CUG, possiamo dire che abbiamo potuto espletare efficacemente le funzioni propositive, avete visto abbiamo fatto molte iniziative di promozione, di comunicazione, mentre quelle di consultazione per pareri risultano ancora un po' carenti, dobbiamo essere un po' consultati di più, questo è il messaggio che lanciamo, come dire, ai vertici. E comunque, ecco, per il CUG dell'ISP è stato, ha avuto un ruolo determinante nel portare a compimento proprio questa azione positiva dell'individuazione di uno sportello, di individuazione delle consigliere di fiducia per attivare il servizio di sportello di ascolto, che a livello proprio di forum dei CUG della pubblica amministrazione è stata considerata una buona pratica, quindi proprio un'azione la cui eccellenza è stata riconosciuta anche pubblicamente. Io ho finito. Thank you.